Pearl Harbor è un luogo che segna un confine nella storia. Un monumento alla nave da guerra Arizona commemora l'entrata degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale. Mentre la nave Missouri ne simboleggia la fine. Un altro monumento, formato da due circoli di pietre, onora la memoria di quella che molti considerano essere stata la forza più importante nella guerra contro il Giappone. La flotta sottomarina degli Stati Uniti. La flotta sottomarina americana riportò le vittorie più importanti della Seconda Guerra Mondiale. I sommergibilisti americani nel Pacifico distrussero quasi completamente la marina imperiale e la flotta mercantile giapponese. A poca distanza dal monumento si trova il sommergibile Bowfin, un sopravvissuto del conflitto, conservato nelle condizioni di allora come ulteriore omaggio ai sommergibilisti americani. Oggi è meta di curiosi, ma in origine il Bowfin era un guerriero che ha prestato servizio in 9 missioni di guerra, coprendo quasi 100.000 miglia e affondando navi giapponesi per 67.000 tonnellate. Queste vittorie costarono molti sacrifici. Le 52 lapidi ricordano i 52 sottomarini perduti nel corso della Seconda Guerra Mondiale e i 3.505 uomini periti a bordo di essi. La forza sottomarina americana contava sulla segretezza. Era fondamentale che le navi nemiche, una volta colpite, non sapessero che era stato un sommergibile. Le operazioni dei sottomarini americani erano coperte dal segreto, tanto da essere chiamate con il nome di servizio silenzioso. Le lettere SS qualificano il Bowfin come sottomarino. Il numero rivela che esso fu il 287esimo sommergibile a prendere servizio da quando questa forza fu fondata nel 1900 con l'ordinazione dello USS Holland. Il Bowfin rappresenta il massimo della tecnologia sottomarina del tempo, che progredì lentamente e raggiunse il pieno sviluppo proprio prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, nel momento in cui essa si rendeva indispensabile. Nella Prima Guerra Mondiale, la Germania aveva dimostrato quanto i sottomarini fossero un'arma micidiale, con azioni come l'affondamento della nave civile Lusitania. Il resto del mondo però deplorò questo uso indiscriminato. A quei tempi non c'era una grande stima per la guerra sottomarina e particolarmente per quella indiscriminata. Attaccare una nave di nascosto, civile o militare che fosse, era considerato quasi un atto di codardia. Nel 1920 i trattati per la limitazione degli armamenti dichiararono immorali gli attacchi indiscriminati. Il capitolo dedicato alla navigazione si chiamava Cruiser Rules. Le regole prevedevano che i sottomarini dovessero emergere, accostare i mercantili, ispezionarne le stive e poi garantire la sicurezza dell'equipaggio. Queste misure crearono molta confusione. Se gli attacchi a sorpresa erano inaccettabili, in che modo si sarebbero potuti usare i sottomarini? Prima della Seconda Guerra Mondiale, ci fu una discussione al Ministero della Marina riguardo all'eventuale impiego dei sottomarini. Si stabilì che le corazzate avrebbero costituito la spina dorsale della nostra flotta. L'idea era che i sottomarini sarebbero potuti risultare utili come appoggio al fronte. Quindi, in realtà, quale poteva essere il ruolo dei sottomarini? Solo quello di ricognizione e di scorta alla flotta. Nei primi anni 20 i sottomarini americani erano piccoli, goffi e inefficaci. Ma ora, per poter tenere il passo delle navi, essi dovevano andare ad almeno 20 nodi e avere una grande autonomia. Per questo arrivarono a superare i 100 metri di lunghezza. I nuovi sottomarini pesavano più di 1.500 tonnellate.
più del doppio dei loro predecessori. E i vecchi motori diesel americani non erano assolutamente adeguati. Non si riusciva a costruire un diesel che fosse affidabile sulle lunghe distanze e che riuscisse a spingere un sottomarino alla velocità di 20 nodi in superficie per sostenere il passo della flotta. Semplicemente non si poteva fare. Nei primi anni 30, l'industria ferroviaria sviluppò la tecnologia dei diesel. I nuovi motori erano stati progettati per sostituire quelli a vapore ancora presenti sulle locomotive americane. Una coincidenza fortunata per la Marina, poiché i nuovi motori erano l'ideale per i sommergibili. Una delle cose che bisogna tener presente è che i sommergibili hanno bisogno di due differenti fonti d'energia, una totalmente elettrica per le operazioni subacquee e una per quelle di superficie, il motore diesel. Un nuovo efficiente sistema non collegava più il motore direttamente alle eliche come nei primi sommergibili. Adesso i motori azionavano costantemente dei generatori, i quali fornivano energia ai motori elettrici. Una serie di batterie alimentava il sottomarino quando esso era immerso e i diesel dovevano essere spenti. Nel 1934 si ebbero finalmente dei sottomarini che potevano reggere il passo delle navi che vennero impiegate in guerra. Da quel momento in poi si trattò solo di migliorarli e rifinirli. In previsione dei lunghi viaggi si puntò a migliorare il comfort di bordo. Del resto si intuiva che il prossimo nemico da affrontare sarebbe stato proprio il Giappone. Il principale obiettivo della Marina era controllare il Pacifico, per cui ci voleva un sommergibile capace di coprire lunghe distanze, ma anche in grado di fornire a un equipaggio numeroso cibo, acqua potabile e un buon ricambio d'aria. Il progetto fu avviato. Nel 1939 i progetti per lo USS Gato erano pronti. Con la guerra in vista, questo divenne lo standard per tutta la produzione successiva. I sottomarini Gato erano lunghi 100 metri e alloggiavano 80 persone. Raggiungevano una velocità di 19 nodi in superficie. Potevano immergersi fino a 100 metri e avevano un'autonomia di 10.000 miglia. La flotta sottomarina americana era finalmente pronta. I nostri erano i migliori sottomarini del mondo, nessuno escluso. Noi avevamo il meglio. I nostri erano delle Cadillac. Ognuno aveva la sua cuccetta e tre pasti caldi al giorno. Gli equipaggi stavano bene. Avevamo acqua e potevamo lavarci una volta alla settimana. Inoltre erano molto affidabili. Ma il primo sottomarino Gato non fu approntato in tempo per il lavoro per cui era stato progettato. La Seconda Guerra Mondiale stava per iniziare. Quando i giapponesi attaccarono Pearl Harbor, le navi da guerra e gli aeroporti furono i primi obiettivi. I sottomarini furono ignorati, così i loro uomini furono i primi americani a contrattaccare. Quando i giapponesi attaccarono Pearl Harbor, ormeggiati alla base c'erano un certo numero di sottomarini. Essi, come le navi, si diressero immediatamente verso le caserme. Gli uomini salirono in coperta e provarono a colpire gli aerei coi cannoni. Una serie di fotografie ci offre un ricordo preciso dell'attacco. Il sottomarino Norwal è all'ancora e dietro di esso si alzano nuvole di fumo nero provenienti dalle navi mortalmente colpite. Sul ponte i marinai assistono sbigottiti. La Union Jack sventola sulla prua del Norwal, mentre un aereo giapponese sbuca dal cielo verso di loro. Il Norwal, insieme al gemello Tautog e a un vicino incrociatore, sono accreditati di aver abbattuto il primo dei 28 aerei giapponesi caduti nel corso della missione. Ma in questo giorno di infamia, il loro gesto passò quasi inosservato. Non poterono fare molto di più, perché i sottomarini non erano stati concepiti per combattere gli aerei.
fecero quello che poterono. Gli aeroplani non li attaccarono e nessun sottomarino venne danneggiato a Pearl Harbor. Il sottomarino Pompano, costruito nel 1937, doveva arrivare a Pearl Harbor quella mattina, ma il brutto tempo gli aveva procurato 4 ore di ritardo. Un giovane ufficiale di nome Roger Payne era a bordo. Ricevemmo un messaggio in codice. Non è un'esercitazione. Attacco su Pearl Harbor. Non è un'esercitazione. Furono le uniche notizie che avemmo per molto tempo. Messe in atto le procedure di guerra, il Pompano non raggiunse la sua destinazione che 2 giorni dopo. Fu un vero shock entrare a Pearl Harbor e vedere quel terribile disastro. I corpi dei marinai ancora galleggiavano nell'acqua. Erano passati 2 giorni dall'attacco. Le regole prebelliche di cortesia sotto le quali i sottomarini avevano finora operato furono dimenticate all'istante. Con l'attacco giapponese di Pearl Harbor finirono tutte le regole. Ricevemmo un dispaccio firmato dall'ammiraglio Nimitz che ci incitava a combattere in qualsiasi modo e ad affondare qualunque tipo di nave nemica che avessimo incrociato. Esultai. Ero veramente felice per la decisione del nostro comandante. All'inizio della guerra c'erano solo 55 sottomarini americani nel Pacifico, sparpagliati tra Pearl Harbor e le Filippine. Molti di questi erano gli obsoleti classe S, mezzi costruiti nei primi anni 20 e buoni solo per l'addestramento. Alcuni, come il Pompano, erano avanzati, ma ancora in via di sviluppo. I nuovi classe Ghetto dovevano ancora essere prodotti. Gli USS Ghetto furono commissionati 3 settimane dopo l'attacco su Pearl Harbor. Fu l'inizio di una produzione a catena che avrebbe fatto entrare in servizio ben 221 nuovi sottomarini prima della fine della guerra. Nel 1943 la classe Ghetto fu sostituita coi più avanzati Baleo. Identici nell'aspetto, essi erano equipaggiati con corazze più pesanti e potevano scendere fino a 130 metri di profondità, 30 in più dei loro predecessori. Con la nazione mobilitata per la guerra, il ruolo svolto dai sottomarini e la modernità della loro tecnologia attrassero i migliori marinai. La flotta del Pacifico era allo sbando e solo il servizio silenzioso rimaneva a sostenere il fronte militare. Molte persone volevano arruolarsi nei sottomarini per diverse ragioni. La principale era che i sommergibili erano gli unici a fronteggiare i giapponesi a quei tempi, mentre la nostra flotta di superficie veniva ricostruita per poter affrontare il nemico e portare la guerra alla sua conclusione definitiva. C'erano un sacco di persone che, pur non avendo una preparazione ingegneristica specifica, si adoperavano per rendere le navi più robuste e c'erano molti particolari nei sottomarini che andavano irrobustiti. I sottomarini di quel tempo erano mezzi da guerra molto ingegnosi. Nella sala macchine, 4 motori diesel fornivano 5.400 cavalli ciascuno, tutti convertiti all'istante in elettricità. In uno spazio adiacente c'era la sala di manovra. Qui l'energia veniva indirizzata ai propulsori o alle batterie, o qualsiasi combinazione fra le due possibilità. Prevalentemente si operava in superficie e per questo si usavano i motori, ma essi dovevano anche caricare le batterie. In immersione, finita la corrente, il sottomarino si arrestava. Un'ora alla massima velocità scaricava completamente le batterie, mentre andando piano avevamo un'autonomia di 48 ore prima di restare a secco. A quel punto si dovevano ricaricare le batterie e l'unico modo per farlo era riemergere e far andare i diesel. La ricarica completa richiedeva 8 ore. Il momento più propizio era la notte, quando i sottomarini erano meno visibili dal nemico. Al centro dello scafo c'era la sala comandi. Qui si trovavano tutti i comandi per l'immersione e la risalita, ovvero ciò che differenziava i sottomarini da tutte le altre macchine.
Ci allenavamo molto su questo. Pensavamo a ogni stratagemma per aumentare la nostra velocità di immersione, fino al punto che sul Trigger, il mio primo sottomarino, riuscivamo a compiere la manovra in 30 secondi. Proprio sopra la sala comandi c'era la torre di controllo, quella parte dell'imbarcazione che, emergendo dalla coperta, dava a tutti i sottomarini della Seconda Guerra Mondiale la loro particolare forma. Da qui si guidava la barca in battaglia. Si manovravano i timoni. E c'era il periscopio, gli occhi del sottomarino. Gli strumenti ad alta tecnologia erano ovunque. I sonar per avvistare i bersagli e i radar, installati in seguito come aiuto elettronico per individuare i natanti giapponesi. C'era persino il torpedo data computer, detto TDC, un calcolatore meccanico che automaticamente inquadrava il bersaglio e dirigeva i siluri che potevano essere lanciati da 6 tubi anteriori e 4 posteriori. Essi portavano una gran quantità di siluri, 24, e potevano essere ricaricati abbastanza in fretta. Queste navi erano perfette per il loro scopo, e io penso che anche se tutti le chiamavano barche, i sottomarini andassero considerati come delle navi. Il termine barca era un'eredità dispregiativa di quando i sottomarini erano scarsamente considerati dai marinai di superficie. Ma ora in essi risiedeva la chiave della vittoria e il rispetto nei loro confronti crebbe immensamente. Affrontando le navi nemiche, i sommergibilisti americani affrontarono enormi pericoli e rischi ed entrarono di diritto nella leggenda. Di tutte le storie che riguardano i sottomarini americani, nessuna è più strana di quella che riguarda le imbarcazioni gemelle, Sculpin e Squelos. L'ironia del destino darà loro un ruolo fondamentale, l'uno nella sopravvivenza dell'altro. La saga comincia nel 1939, quando gli eventi che portarono alla Seconda Guerra Mondiale dovevano ancora accadere. Lo Sculpin e lo Squelos furono commissionati ai cantieri navali di Portsmouth a 45 giorni di distanza l'uno dall'altro. Il progetto era praticamente lo stesso. Furono due dei soli 10 sottomarini costruiti dall'America in quell'anno, prima che la guerra rendesse necessario accelerare bruscamente i programmi di costruzione. Il 23 maggio del 1939, lo Squelos stava effettuando un'esercitazione vicino all'isola di Shoals, a circa 15 miglia di distanza da Portsmouth. Mentre si stava eseguendo una normale manovra di immersione, qualcosa andò terribilmente storto. Tutto stava procedendo normalmente. Ma per qualche ragione che è rimasta sconosciuta ancora ai giorni nostri, il condotto d'aspirazione rimase aperto e provocò l'allagamento della sala macchine del sottomarino. Molta gente non sa cosa sia un condotto d'aspirazione. È un tubo enorme, del diametro di circa un metro, che immette l'aria necessaria al funzionamento dei motori diesel. I motori di un sottomarino spesso debbono lavorare tutti insieme e quindi c'è bisogno di molta aria. Per questo il tubo è così grande. Nella sala controllo, l'attenzione durante l'immersione è rivolta a ciò che i sommergibilisti chiamano l'albero di Natale, un pannello luminoso con delle spie rosse e verdi che mostrano lo stato di ogni apertura dello scafo, incluso il condotto d'aspirazione. Ma una colonna d'acqua invase la sala macchine. Sappiamo che era aperto perché entrò l'acqua, ma l'equipaggio dichiarò che per loro era chiuso. Tutti avevano guardato attentamente il pannello e la luce era verde, non rossa. Il sottomarino sarebbe affondato in pochi minuti. L'acqua uccise all'istante quasi metà dell'equipaggio. Una morte rapida, ma terribile. Sono certo che soffrirono moltissimo.
I loro timpani vennero distrutti sicuramente e con ogni probabilità molti di loro svennero a causa della tremenda pressione che li investì così velocemente. I sopravvissuti riuscirono a chiudere i compartimenti stagni che isolavano la zona allagata dal resto della nave. 33 uomini si trovarono intrappolati nella zona anteriore della nave, 80 metri sotto la superficie dell'Atlantico ghiacciato. Essi non avevano idea di quante ore avrebbero potuto resistere prima di soccombere. Quando lo Squelos non diede più notizie, il suo gemello Sculpin fu inviato alla sua ricerca. Lo Sculpin rintracciò lo Squelos avvistando le boe di emergenza di cui tutti i sottomarini erano equipaggiati. Con lo Sculpin in testa, uomini, barche ed equipaggiamenti arrivarono sulla scena. Ma la marina aveva un asso nella manica. Una nuova campana da palombaro, ancora da collaudare, inventata dal comandante Allen McCann. Fu portata in loco dal rimorchiatore Falcon. Senza alcuna certezza, la campana fu calata per salvare quegli uomini ormai condannati. Eravamo incollati al radio. La televisione ancora non c'era. Cercavamo di seguire come potevamo il salvataggio di quegli uomini. E ci fu davvero molta meraviglia e tanto rispetto quando molti membri dell'equipaggio furono portati su. La prima discesa riportò su 7 uomini e fu quasi un miracolo agli occhi della stampa. Era la prima volta nella storia che un equipaggio veniva ripescato da un sottomarino immerso a gran profondità. La notizia si sparse in tutta la nazione, guadagnando le prime pagine di tutti i giornali. Erano morti 26 uomini, ma i 33 intrappolati nella parte anteriore dello scafo furono tutti salvati. Nell'inchiesta che seguì non si raggiunse nessuna conclusione circa le cause dell'incidente. Perché il condotto sia rimasto aperto è ancora oggi un mistero. Ognuno ha la sua teoria a riguardo e io ho la mia. Per carità, nessuna prova, solo un'idea. L'uomo incaricato della manovra, un marinaio esperto con anni di navigazione sottomarina sulle spalle, deve aver aperto il condotto per errore. Probabilmente ha azionato la leva del condotto scambiandola con qualche altra. Tu puoi fare bene una cosa un milione di volte ed è proprio lì che l'errore è in agguato. Bisogna ricordarsi che l'abitudine può ingannare. Sono proprio queste operazioni che vanno fatte con la massima attenzione. Due mesi dopo, il mare davanti all'isola di Shoals era di nuovo popolato da imbarcazioni, venute nel tentativo di recuperare lo Squelos. Lo Sculpin era ancora presente, con un destino strettamente collegato a quello del suo gemello. Quando il presidente Franklin Roosevelt vide una foto della prua riemersa dello Squelos, egli lo ribattezzò Sailfish, pesce vela. Questo divenne il nuovo nome del sottomarino quando, una volta riparato, venne rimesso in servizio. Ma i marinai superstiziosi, ritenendo il sottomarino maledetto, lo soprannominarono Squelifish, lo squalificato. Quando gli americani entrarono in guerra, lo Sculpin e il Sailfish vennero impiegati per 2 anni come ricognitori nel Pacifico, fino a che nel 1943 il destino e i giapponesi tornarono a riunire i due gemelli. Nel novembre di quell'anno, il capitano John Cromwell era a bordo dello Sculpin che guidava una squadriglia di 3 sottomarini nei pressi delle isole Track, quando esso fu attaccato da un incrociatore nemico. Le bombe di profondità danneggiarono lo Sculpin prima che esso riuscisse a fuggire. Le batterie dello Sculpin erano al limite. Non si poteva più restare in immersione o l'equipaggio sarebbe stato condannato. Il capitano decise per l'autoaffondamento. Lo Sculpin dovette essere affondato per non cadere in mano nemica. Cromwell si trovò davanti a una terribile decisione.
Essendo lui a conoscenza dei piani segretissimi per il successivo attacco americano alle isole Gilbert, la sua cattura poteva mettere in pericolo l'intera operazione. Le sue ultime parole furono: mi dispiace, ma non posso venire con voi. Non posso rischiare che con droghe o torture essi mi estorcano le importanti informazioni che conosco. Quindi resterò a bordo. Così fece. Andò giù nel quadrato e semplicemente si sedette ad aspettare che la nave andasse a picco. John Cromwell fu insignito della medaglia al valore per il suo sacrificio. Lo Sculpin affondò, ma 41 membri del suo equipaggio sopravvissero. Catturati dai nemici, vennero imbarcati sulle portaerei Chuyo e Unio, dirette in Giappone. Fu qui che il Sailfish, il vecchio Squelos, entrò di nuovo nel destino dello Sculpin. Le navi con i prigionieri a bordo incontrarono un grande tifone al largo delle coste del Giappone. Nella stessa area incrociava il Sailfish alla ricerca di navi nemiche da affondare. A causa del violento temporale, la visibilità del sommergibile era quasi nulla, ma il radar consentì di individuare un grande natante. Il Sailfish attaccò e affondò la Chuyo, non sapendo che a bordo c'erano 21 prigionieri dello Sculpin. Tra loro, solo uno sopravvisse al disastro. Fino alla fine della guerra, gli studiosi non si accorsero di questa incredibile serie di coincidenze. Solo dopo molti anni, l'unico sopravvissuto dello Sculpin scoprì che il siluro che aveva ucciso i suoi compagni era partito proprio dal gemello Sailfish. Mentre gli Stati Uniti intensificavano la produzione dei nuovi sommergibili all'inizio della guerra, la Marina fu costretta ad arrangiarsi con le imbarcazioni di cui disponeva. Tra i 55 sottomarini che incrociavano nel Pacifico allo scoppio della guerra, c'erano tre straordinari giganti: l'Argonauta, il Norwal e il Nautilus. Progettati alla fine degli anni 20, essi appartenevano alla classe V e furono i più grandi sottomarini costruiti dagli americani fino all'avvento di quelli a propulsione atomica del 1950. Il più grande era l'Argonauta, l'unico fra tutti i sommergibili americani costruito come posamine. I tubi lanciasiluri posteriori erano stati rimpiazzati da speciali attrezzature atte allo scopo. Misurava ben 130 metri di lunghezza, 3 in più degli altri due e circa 25 metri oltre la media dei sottomarini di quel tempo. Ma proprio la grande stazza dell'Argonauta finiva per costituire uno svantaggio. Non avevano abbastanza potenza. I motori non erano adeguati alla mole ed essi avevano una velocità ridotta. I diesel, che sarebbero poi stati montati sui sottomarini costruiti in seguito, non erano ancora disponibili a quel tempo. Erano lenti e pesanti. Prima della guerra, i grandi sommergibili americani si erano guadagnati una certa fama. L'Argonauta era divenuto una stella del cinema. Nel 1931, John Ford aveva diretto dal suo ponte il film Bennett the Sea, sotto al mare. L'Argonauta era stato ridipinto e portava il numero U-172. Doveva interpretare un grande sottomarino tedesco al quale, con la nuova colorazione, assomigliava parecchio. 4 anni dopo, nel 1935, l'attrice bambina Shirley Temple visitò Pearl Harbor. Volle vedere proprio l'Argonauta e non un altro. Dei tre grandi sommergibili, solo il Norwal, ormeggiato a Pearl Harbor, si trovò ad affrontare i giapponesi sin dal primo giorno della guerra. L'Argonauta e il Nautilus erano di pattuglia alle Midway. E toccò proprio al Nautilus, 7 mesi dopo, giocare un ruolo fondamentale nella battaglia delle Midway. Il Nautilus era stato dislocato insieme a molti altri sottomarini nelle vicinanze delle isole Midway per essere pronto a ribattere un eventuale attacco giapponese, cosa che poi, come avevamo previsto, avvenne.
Il 4 giugno 1942 il Nautilus incrociò navi da guerra giapponesi. Dopo aver lanciato un attacco infruttuoso, il sommergibile osservò la flotta nemica dirigersi a nord. I giapponesi lasciarono in retroguardia un incrociatore. Questa tattica si rivelò fatale. Dopo aver lanciato molte bombe di profondità, l'incrociatore si diresse verso nord. Il comandante McCluskey, alla guida della sua squadriglia di bombardieri, doveva effettuare un'incursione aerea, ma aveva perso il contatto con la flotta nemica. Non aveva idea di dove fossero i giapponesi. Quando vide l'incrociatore dirigersi verso nord a tutta velocità, si chiese la ragione di un tale comportamento. E la ragione poteva essere una sola: stava cercando di ricongiungersi alla sua flotta. McCluskey seguì l'incrociatore che aveva combattuto con il Nautilus, sicuro che così avrebbe rintracciato la flotta nemica. All'arrivo di McCluskey, la copertura aerea sulle navi non era stata disposta, così egli attaccò immediatamente. L'Akagi e le altre navi furono colpite. Per i giapponesi fu il disastro delle Midway. Tutto accadde in 5 minuti. 3 settimane dopo, il Nautilus entrò ancora nella storia. Era stato mandato vicino all'ingresso della baia di Tokyo per attaccare la residenza estiva dell'imperatore Hirohito. Solo i grandi sottomarini possedevano i requisiti per una simile operazione. Essi montavano enormi cannoni da 6 pollici e gli equipaggi acquistarono una grande abilità nell'uso di questi cannoni. I troppi pericoli presenti nelle acque giapponesi resero al Nautilus impossibile l'attacco, ma esso trovò un altro bersaglio. Il 26 giugno 1942 il Nautilus individuò e affondò l'incrociatore giapponese Yamakaze. Un evento reso straordinario da questa foto. Avevo un amico di nome Ozzie Lynch, che era imbarcato sul Nautilus e che era una specie di fotografo dilettante. Egli sosteneva di aver inventato la maniera di scattare fotografie attraverso il periscopio, cosa che era ritenuta impossibile. Lui era uno di quelli che non credono mai a quello che gli viene detto. Così provò il suo sistema e la cosa funzionò. Questa fu la prima foto scattata dal periscopio di un sommergibile americano. Fu pubblicata su Life Magazine e venne usata ripetutamente per dare morale alle truppe. Un raro strappo alla segretezza che avvolgeva la forza sottomarina. La foto fu divulgata 2 mesi dopo il suo scatto. La Marina evitò di fornire il nome del sottomarino, né dichiarò dove era stata fatta. Una delle cose sorprendenti di questa foto è che, guardandola, balza immediatamente all'occhio l'inclinazione dell'orizzonte. Sembra che non solo la nave stia affondando, ma anche l'acqua stessa. E questo perché coloro che svilupparono la foto per farla pubblicare furono lasciati soli a fare il proprio lavoro e dovettero arrangiarsi. Se guardi la foto, capisci subito che così non è corretta. Devi ruotarla per vedere come realmente era stata scattata. Malgrado questi successi, la scarsa velocità dei 3 giganti li rendeva più adatti a missioni speciali che al combattimento vero e proprio. Nell'agosto del 1942, il giovane ufficiale di nome Philip Eckert era imbarcato sull'Argonauta quando arrivò un ordine. Ci fu detto di salpare immediatamente da Pearl Harbor. Avevamo una missione speciale in mare aperto, ma non sapevamo quale. Il Nautilus e l'Argonauta dovevano trasportare dei Marines. Erano gli incursori di Carson, diretti alle isole Makin, per annientare la guarnigione giapponese con un temerario raid e fornire così un diversivo all'invasione di Guadalcanal, a 1200 miglia di distanza. 9 mesi dopo, un'altra missione. Il Nautilus, stavolta insieme al Norwal, trasportò 214 ricognitori dell'esercito per prendere parte all'operazione che portò alla cacciata dei giapponesi dall'isola di Attu. Philip Eckert era stato da poco trasferito sul Nautilus dall'Argonauta. Qui egli apprese della scomparsa del suo vecchio sottomarino. Nel gennaio 1943 l'Argonauta era stato mandato a est della Nuova Guinea, vicino alle isole Solomon.
L'Argonauta era stato mandato in acque troppo pericolose, tenendo conto che non aveva i tubi lanciasiluri posteriori. I siluri posteriori costituiscono fra il 25 e il 45% del potenziale offensivo di un sottomarino, e loro non li avevano. I lanciasiluri posteriori dell'Argonauta erano stati rimpiazzati con le attrezzature per la posa delle mine, e anche se si era comportato bene in molte occasioni, come alle Isole Machine, questo sottomarino non era adatto al combattimento vero e proprio. E fu un incrociatore giapponese a dimostrarlo. Lo colpirono con alcune bombe di profondità. Poi l'Argonauta, lo sappiamo da fonti giapponesi, riemerse con la prua fortemente inclinata. Gli incrociatori lo circondarono, lo crivellarono di proiettili e lo affondarono. La sua lapide ricorda una vicenda dolorosa per tutti i sommergibilisti. L'Argonauta alloggiava più equipaggio di ogni altro sottomarino e 106 uomini perirono insieme ad esso, la singola perdita numericamente più elevata della Seconda Guerra Mondiale. Alla metà del 1944 la guerra stava volgendo al meglio per la Marina americana. Le missioni per riprendere le isole di Guam, Saipan e Tinian erano pronte. I sottomarini vennero inviati 1000 miglia a ovest di queste isole per pattugliare il canale di San Bernardino nelle Filippine. Essi avevano il compito di avvistare la forza navale giapponese che avrebbe dovuto contrapporsi all'offensiva americana. Localizzare il nemico era fondamentale. Quando la flotta giapponese attraversò lo stretto di San Bernardino, si trovava a molta distanza dalle forze americane. Sembravano scomparsi e nessuno sapeva dove si trovassero. Zig Zelmer era imbarcato sullo USS Cavalla, un nuovo sottomarino alla sua prima missione di guerra. Il Cavalla era stato varato il 29 febbraio 1944, un giorno che capita ogni 4 anni. Per questo i suoi uomini lo chiamarono la loro donna fortunata. A causa di vecchie superstizioni marinare, sentivamo che il 29 di febbraio sarebbe stato un giorno di buon auspicio per il nostro sottomarino. L'equipaggio ancora non sapeva quanto fortunata sarebbe stata la loro prima missione di pattugliamento al largo delle Filippine. Attraverso il sonar poterono sentire la presenza delle navi nemiche. Notammo la presenza delle navi e subito ci immergemmo trovandoci la flotta nemica che ci veniva incontro. Era una situazione ideale per provare ad affondarli tutti. Ma il comandante Hermann Kessler aveva ricevuto precisi ordini che prevedevano di informare e poi silurare. Hermann fece il suo dovere e non colpì. Lasciò passare il suo magnifico bersaglio senza che essi si accorgessero della sua presenza. Poi semplicemente riemerse. Alzò l'antenna e inviò il suo rapporto che si rivelò in seguito una delle mosse decisive per l'esito di quella battaglia. Eravamo tutti annichiliti, dall'equipaggio agli ufficiali. Alla prima missione avevamo un bersaglio eccezionale. Il sonar aveva contato almeno 15 navi, delle quali 7 erano da rifornimento alle portaerei e agli incrociatori. Invece dovevamo restare lì seduti a sentirle allontanarsi. Eravamo davvero delusi. Il morale era di certo al punto più basso che ci sia mai stato sul Cavalla. Ma Zelmer e l'equipaggio non sarebbero rimasti delusi a lungo. Con i giapponesi ormai localizzati, gli ordini furono invertiti. Prima colpire, poi informare. Poco dopo, alcune navi riapparvero all'orizzonte, fra di loro una grande portaerei. Adesso bisognava capire se fossero americane o giapponesi. L'ultima cosa che volevamo era affondare una nostra portaerei. Bisognava procedere a un'identificazione certa prima di poter portare il nostro attacco. La nave nel periscopio era la portaerei giapponese Shokaku, ma a bordo del Cavalla ancora non lo sapevano. Dall'aspetto avrebbe potuto sembrare una delle loro.
La Shokaku era diversa dalle altre portaerei giapponesi. Aveva la pista larga sul ponte, come le nostre, mentre di solito le loro avevano tutte la pista a filo del ponte. Era la portaerei più facile da confondere con una delle nostre. Il Cavalla si avvicinava rapidamente, ma il comandante ancora non riusciva a identificare la nave. Ci provarono anche altri ufficiali, scrutando disperatamente i manuali militari, quando ormai non c'era più tempo. Eravamo ormai in prossimità dell'obiettivo e dovevamo decidere. Il comandante alzò il periscopio per un'ultima ricognizione. Eravamo vicinissimi. Poi finalmente poté vedere la bandiera e disse: «C'è una palla rossa, è giapponese, preparatevi a fare fuoco». Procedemmo per altri 3 minuti, poi lanciammo 6 siluri dalla distanza di 1 chilometro. 3 andarono a bersaglio. Il Cavalla rimase immerso per evitare gli attacchi degli incrociatori. I rumori delle bombe di profondità si affievolirono man mano che il sottomarino si allontanava. Poi sentimmo 4 grandi esplosioni in lontananza. Non erano bombe di profondità, poiché continuavano a risuonare. Poi un'altra esplosione fortissima. Allora pensammo di avercela fatta. Zelmer e gli altri uomini del Cavalla erano euforici. E lo furono ancora di più quando seppero che la Shokaku era una delle navi che avevano partecipato all'attacco di Pearl Harbor. Eravamo già molto fieri di quello che avevamo compiuto in guerra e quella fu la ciliegina sulla torta. Fu un'ulteriore soddisfazione, con dentro il gusto della rivincita. Il Cavalla era stato uno dei 2 sottomarini capaci di affondare una portaerei prima della battaglia delle Filippine. La flotta giapponese si trovò così mutilata e si profilò la grande vittoria americana, rimasta per sempre famosa come il tiro al tacchino nelle Grandi Marianne. Oggi Zeke Zelmer è un assiduo visitatore del suo vecchio sottomarino. Lo USS Cavalla giace in stato di abbandono in un parco di Galveston, Texas. I lavoratori si stanno organizzando per combattere la ruggine che corrode lo scafo nel tentativo di riportarlo alle condizioni in cui esso servì così bene il suo paese. Come per tutte le barche affondate nella Seconda Guerra Mondiale, il monumento di Pearl Harbor ci ricorda che i sottomarini e i loro equipaggi non saranno mai considerati persi. Tra i sommergibilisti, per indicare che un'imbarcazione è stata persa, si dice che essa è in pattugliamento eterno. Ciò significa che esse continueranno a combattere dagli abissi. Anche se sono ormai dei relitti e gli uomini che li hanno guidati sono morti, quei sottomarini continuano a servire il proprio paese per sempre.